Ciao a tutti GloFamily e bentornati in un mio nuovo video. Questo video sarà un video haul di costumi da bagno, un po' imbarazzante, del sito Capshi. Spero tanto che vi piacciono i costumi da bagno perché qui ne vedrete veramente tantissimi e tutti low cost. Ma prima di iniziare, a quanto pare non tutti sono a conoscenza della funzione like sotto ai video. Quindi voglio lanciare una sfida. Se questo video arriva a 500 like, pubblicherò un video su come posare nelle foto per sembrare più magre, più alte e delle top model. Quindi mi raccomando, mettete like e iscrivetevi anche al mio canale se il video vi è piaciuto. Tutti i link utili sono nell'info box. Non sono abituata a stare in costume da bagno di fronte ad una videocamera, quindi perdonate la vergogna generale. Il primo costume da bagno che ho scelto è questo qui, color borgogna, molto molto bello perché ha la particolarità di legarsi sulla vita con un laccetto, che devo dire la verità non è molto intuitivo, ma una volta fatto il risultato è strabiliante. Le mutandine sono a brasiliana ma sono molto comode, nonostante io abbia preso una S in quanto sono più piccola sulla parte superiore è un po' più larga nella parte inferiore. Ha le coppe preformate ma non è imbottito. Vita alta e un po' vintage. Il bicolore crea immediatamente un'illusione ottica facendo sembrare il bacino più stretto. Le coppe non sono preformate, si lega sul davanti con un laccetto. E la mutandina non è brasiliana, è una mutandina abbastanza contenitiva. Anche di questo ho preso una S e la taglia è perfetta. Ed ecco un altro costume ad alta vita per la serie Gloria ama il vintage. Questo è più sgambato rispetto a quello precedente ed ha tutti questi laccetti che lo rendono più moderno rispetto a quello precedente, come anche la parte superiore che presenta un incrocio sulla schiena molto 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 sexy e un triangolino che è perfetto per chi ha poco seno e lo vuole valorizzare in quanto ha le coppe preformate. Adoro l'accostamento di colori e questa fantasia floreale sull'arancione e sul viola. Anche di questo ho preso una S e è perfetto. Altro giro, altra corsa, altro costume a vita alta. Appena l'ho visto questo mi sono detta la GloFamily lo adorerà. Un po' stile Vietri, un po' stile Dolce & Gabbana inspired. È veramente super particolare. Il pezzo di sopra è un top, lo potete indossare benissimo con un paio di pantaloncini ad alta vita. E la mutandona di sotto è veramente una mutandona. L'ho già indossato e vi assicuro è perfetto per scattare delle foto con dei limoni in mano, che presto vedrete sul mio profilo Instagram, dove se ancora non mi seguite fatelo subito, mi trovate come Glow Joint. Anche di questo ho preso una S. È perfetto, un po' larghino sulla vita perché come sapete io ho la vita molto molto piccola, quindi non c'è niente da fare, ma per il resto è veramente perfetto, è super carino e particolare. Strano che questo non sia d'alta vita, vero? Un po' un taglio anni 50 per la parte superiore e un semplice slip con dei laccetti nella parte inferiore. Molto bella la fantasia a righe verticali che slancia la figura e anche l'accostamento dei colori, quali il blu, l'arancione e il bianco. Molto estivi. La mutandina è una mutandina semplicissima e il sopra non ha coppe preformate, quindi o ce l'avete, vedete, o non ce l'avete, ve le tenete così. Non c'è nient'altro da aggiungere. Anche questo è un semplicissimo bikini, ma bisogna stare attenta perché l'effetto salsicciotto è dietro l'angolo, in quanto ha delle fasciature sia sulla parte inferiore che un incrocio su tutta la schiena. Mi ricorda un po' una caramella, panna e fragola. Sarà l'accostamento dei colori, è comunque un bikini molto carino. Non ha coppe preformate. Anche di questo ho preso una S, ma effettivamente sarebbe stato più conveniente dirvi che ho preso una S di tutti i costumi da bagno. Questo è l'unico costume intero che ho preso. Strano a dirsi, sarà che sono finalmente giunta alla consapevolezza che nonostante io ami i costumi interi, non posso usarli perché voglio abbronzarmi e quindi basta costumi interi. E questo è un classico, un passepartout, un must da avere, facilmente abbinabile sia per la tonalità dei colori sia per il modello, che è molto carino perché sottolinea il punto vita con un laccetto, è regolabile ed ha un incrocio sulla schiena, le linee verticali slanciano la figura. Penso di averlo descritto alla perfezione. Questo è stato il mio unico errore. Errare è umano, perseverare è diabolico e sbagliare solamente una cosa, devo dire che ci sta.
Probabilmente per la prima volta sono io ad avere troppe tette per un costume da bagno, strano a dirsi. Strano a dirsi e probabilmente oggi pioverà. Perché il problema è la parte superiore che non ho ben capito come si leghi, in quanto la mutandina è perfetta ed è carinissima, ma la posso riutilizzare con una semplice parte superiore nera magari. Un triangolino nero semplicissimo, perché è veramente troppo carina ed è un peccato non utilizzarla. E niente Glow Family, per questo video è tutto. Fatemi sapere quale costume è il vostro preferito. Vi consiglio Cap Chi perché tutti i costumi sono di alta qualità e non costano nemmeno tantissimo. Non ve ne parlerei se altrimenti non fosse. Vi mando un bacione grande grande. Ah no, PS. Io sono in vacanza per la prima estate dopo 5 anni forse, da quando ho iniziato l'università, che per tutto agosto non toccherò il libro, perché ho finito tutti gli esami in tempo, cioè non tutti, più o meno per questo semestre. Vabbè, noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacione grande grande, ciao!